Sì, grazie Presidente. Anch'io per una dichiarazione di voto, diciamo dissonante stavolta rispetto alla posizione espressa da Gabriele per il Movimento 5 Stelle, da Gabriele Bianchi. Dissonante, strano, ma vero. Ah, diciamo per esprimere un voto che è, come dire, in questo caso contrario. È contrario per una questione, dal mio punto di vista, di principio. Cioè, nella proposta delle associazioni e dei nominativi che viene fuori, risultano esclusi, i gruppi di autoaiuto. Secondo me i gruppi di autoaiuto sono molto diversi, anche se si riuniscono su base volontaria, dai gruppi di volontariato. Hanno caratteristiche molto diverse, nascono proprio come elemento fondante rispetto alla capacità dell'empowerment sia individuale, sia rispetto alla comunità locale dove vivono, sia rispetto all'empowerment di gruppo, cioè alle residue risorse e energie del gruppo. Sono un sistema assolutamente da privilegiare anche nelle scelte di politica sanitaria, perché sono a costo zero e riescono spesso a fare un lavoro che i professionisti non riescono a fare. Quindi io credo che sia una mancanza e una lacuna molto importante. Sicuramente c'è dietro a questa mia posizione un'esperienza professionale e personale con questi gruppi. Ho visto che c'era tra l'altro una forma simile che aveva manifestato, che era l'ARCAT, che aveva manifestato la propria candidatura e non è stata presa in considerazione. L'ARCAT è comunque iscritta al volontariato, quindi è già diversa dall'autoaiuto puro, però era una possibile mediazione essendo come dire, delle comunità multifamiliari che grazie al sistema della condivisione di esperienze riesce a fare un ottimo lavoro nel recupero delle situazioni di disagio. Quindi in questo senso intervengo giusto appunto per manifestare un principio che nell'ottica dell'esclusione di una fetta importante, di una risorsa importante all'interno della società e delle comunità locali è una penalizzazione, per cui annuncio il voto contrario di principio.